Ciao e bentornati a un altro video di riflessioni letterarie in cui prendo una decina di libri più o meno dalla mia libreria e ve ne parlo così, su due piedi, libri che magari ho letto un po' di tempo fa, quindi semplicemente condivido quello che è un po' il mio punto di vista su questi libri, cosa ne penso, se ne consiglio l'acquisto o meno e a chi. Lo scopo di questo format è quello magari di ispirarvi nel trovare libri che potrebbero piacervi, ma soprattutto quello di sentire anche i vostri commenti su altri libri che consigliate o commenti sui libri che vedrete in questa serie. Quindi io comincio subito a pescarne, di solito ne peschiamo uno più legato al mondo fiction, quindi romanzi, e poi prendiamo dei saggi, uno più legato al mondo business, startup di cui si tratta qui normalmente sul canale, e un altro invece che può essere legato alla geopolitica, che è un tema ricorrente del passato di questo canale, o psicologia, insomma, temi diversi che semplicemente ritengo interessanti e potenzialmente utili anche a voi. Il primo libro di cui vi parlo oggi fa parte del gruppo di non fiction generici ma interessanti, ed è questo, The Fabric of Reality, che in italiano non so se esiste, però probabilmente è, diciamo, il tessuto della realtà, il materiale di cui è fatta la realtà. È un libro di cui ho capito il 5%, ma quel 5% mi è bastato veramente per ribaltarmi gli occhi, come direbbe Franchino il criminale. L'autore David Deutsch, non so, non ho idea di come si pronunci, comunque, se non sbaglio, ricercatore a Oxford adesso, all'avanguardia in tantissimi campi, è veramente un punto di riferimento per quanto riguarda la teoria dei multiversi, del viaggio temporale, della fisica quantistica, e questo è un po' il suo tentativo di teoria del tutto. E non ve ne parlerei se non avessi la certezza che comunque si parla di qualcuno che sa di quello di cui sta parlando. Il libro che mi è stato consigliato, è stato consigliato a tutti, da Marco Goletti di La fisica che non ti aspetti. Se non sbaglio, durante la cogitata con Ric Dufer, che assolutamente vi consiglio di andare a vedere. Ed è un libro che anche per un profano come me, che capisce poco o nulla di questi temi, non può che non meravigliarvi. Quindi, se avete un po' di stomaco nel leggervi qualcosa che non comprendete bene, e quindi rileggere tante volte, o se invece siete esperti o diciamo se avete già letto tanti libri sul tema della teoria del tutto, meccanica quantistica, parla anche tanto di realtà aumentata, realtà virtuale, anzi, allora questo libro assolutamente consigliato sarà sembrerà un po' una fiction, perché è un tuffo in un mondo che ci sembra estraneo, un mondo subparticellare, non so se, no, probabilmente non è il modo giusto di chiamarlo, ma assolutamente dateci un'occhiata. Per quanto riguarda invece il mondo fiction, cito il primo libro virtuale di questo tour, ma in realtà penso che poi questo diventerà un format virtuale, perché la maggior parte dei libri che leggo ad oggi sono su Kindle. Però, e l'ho citato nello scorso video, in maniera così effimera, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio, Ian McEwan. Ian McEwan penso sia uno dei miei scrittori preferiti, come dicevo, adoro romanzi americani. Ho letto. Niente, è crollato tutto, la libreria non è molto d'accordo con la scelta di Ian McEwan, però che ci devo fare? Io sono rimasto veramente innamorato di quest'uomo quando ho letto Nutshell. Ho cercato per 5 minuti il titolo in italiano, non lo so, per qualche motivo non mi usciva sul telefono. Comunque è un libro che ho adorato, io ho un po' questo feticcio per libri particolari, no? Quindi quando mi parli di cose scritte in maniera differente dal solito, per qualche motivo il mio cervello si attiva e ho questo problema. So che a volte si tratta più di una questione stilistica che non di sostanza, però lo stile quando è fatto bene mi piace e quindi non posso fare a meno che apprezzare un libro come questo che ha il punto di vista di un feto, okay? Che ancora deve nascere. E che racconta la storia familiare. Non lo so, io l'ho trovato un libro veramente incredibile al tempo. Anche a livello proprio di scrittura, stiamo parlando di uno stile che insomma, non posso giudicare io in quanto completo ignorante in materia, ma che nonostante l'essere secco, okay, preciso, riesce a darti tantissime, tantissime emozioni. Quindi è un libro veramente godibile, che vi consiglio di leggere, così come gli altri libri che ho letto suoi, ce ne sono un paio che sono classici che ancora devo leggere come Espiazione, so che insomma il suo libro forse è più famoso, però in generale lo trovo sempre una lettura che vale la pena, McEwan, quindi vi consiglio di approfondire assolutamente.
Poi, per quanto riguarda non fiction, lato business marketing, c'è cioè questo librone qui, Hey Whipple, Squeeze This. Questo titolo, che per noi non vuol dire niente, cioè spremi questo Whipple, si rifà a una pubblicità americana di tanti anni fa e lo fa perché questo libro è tutto dedicato al mondo delle pubblicità. Vedete qui ci sono un po' di esempi. Ed è un libro che consiglio a chiunque sia interessato al mondo dell'advertising, chiunque prima o poi voglia avere a che fare con la pubblicità, perché il mondo della pubblicità di cui parla è un mondo che intanto è super affascinante, cioè le pubblicità dei cartelloni pubblicitari per strada degli anni 50, 60, le pubblicità dei giornali, la semplicità con cui dovevano essere scritte, cioè vedete queste veramente il pinnacolo della creatività dell'advertising della nostra storia probabilmente, in cui se fallivi l'ad avevi sprecato 20.000 dollari e non li vedevi più indietro, non è come Facebook Ads che testi e vai avanti. Però ecco, vi faccio l'esempio di questo qui che penso sia uno dei miei preferiti, ecco, sicuramente sarà al contrario, ma è la foto di una moto. Tra tutte le cose di cui non hai bisogno, questa è quella di cui hai più bisogno, che in inglese ovviamente suona sempre più figo, e proprio vi spiega l'importanza di capire veramente qual è la value proposition di quello che state vendendo, come comunicarlo bene, come rendere l'headline efficace, quindi la guida per il copywriting più figa in assoluto, sia perché vi aiuta, ma anche perché vi intrattiene su questo tema, che è una cosa incredibile. Quindi Hey People Squeeze This, se volete scrivere roba, se volete catturare l'attenzione delle persone, assolutamente dateci un'occhiata, ci sono tantissimi esempi, è un libro veramente corposo ma non pesante. E è uno di quei libri, potete leggere le prime 200 pagine e avere già tantissimo, anche di meno, insomma, tantissimo valore e cose da dire. Parlando di non fiction, invece, non fiction generica, parliamo un po' di droghe, cioè questo è un libro che ho letto tanti anni fa ormai, penso sia un libro del 2014 addirittura, Drugs Unlimited di Mike Power, perché questo c'è un nome da porno attore che veramente è uno spreco, ma è un giornalista, giornalista investigativo che parla in questo libro di droghe, ma soprattutto dell'evoluzione del mondo delle droghe con il web, parla di Silk Road, del dark web, del deep web e di tutto quello che questa evoluzione ha comportato per il mondo insomma, dello spaccio, quindi dello spaccio e della creazione di droga. Quindi veramente una lettura che ricordo al tempo trovai molto molto interessante. Parla anche di droga in sé, penso che sia questo il libro, sì, parla dell'LSD, della cocaina, come funzionano anche a livello un po' neurologico, e sono cose che secondo me è importante ed è utile sapere, anche se come me non ne fate utilizzo, giusto? Polizia postale, se stai guardando. No, ovviamente, insomma, a parte le battute, una persona come me che non ha mai trovato una grandissima fascinazione nel voler provare droghe o simili, ha comunque trovato questa lettura estremamente interessante. Quindi la consiglio anche a voi, anche se siete scettici magari. Se il tema vi interessa, non da utilizzatori, ma da semplici curiosi, secondo me ne vale la pena. E altri due libri che vi cito come bonus, facciamo finta che valgono uno per quello che arriverà dopo, sono questi due, sempre in ambito droghe, Chasing the Scream e High Price. High Price mi sa che non l'ho finito, Chasing the Scream è un po' più un romanzo in realtà sul tema delle droghe, però insomma è ambientato nel momento, diciamo, nel periodo della guerra alle droghe, e ci sono alcuni passaggi scioccanti e illuminanti allo stesso tempo su quella che è stata la realtà della lotta alle droghe per una buona parte della popolazione. Insomma, assolutamente dateci un'occhiata. High Price, come dicevo, non ricordo neanche bene se l'ho finito di leggere, però va un po' più in profondità sul funzionamento delle droghe per il nostro cervello, per il nostro organismo. Quindi se vi interessa approfondire quel discorso lì, questo potrebbe essere un altro libro. Non so se è la fonte migliore in merito, quindi magari fate un po' di ricerche online, vedete se c'è di meglio che potete trovare, però questo può essere un punto di partenza per poi cercare alternative e varianti varie. Poi, se non sbaglio, adesso siamo al punto non fiction.
quindi vi parlo di un libro che ho letto l'anno scorso, dopo tanti anni dalla sua ascesa, però insomma con un po' di ritardo l'ho comunque letto, Norwegian Wood. Norwegian Wood, forse uno dei libri più famosi di Murakami, mi stavo scordando il nome. Da quello che so, lui è un autore un po' bipolare, nel senso che ci sono dei suoi libri che sono estremamente onirici, sognatori, mentre altri sono un po' più pratici, un po' più terra-terra. Norwegian Wood mi sembra cadere un po' più in questa parte sinistra, quindi dovrò sicuramente leggere gli altri suoi libri invece che vanno verso l'altra direzione. Se non sbaglio è su anche Kafka sulla spiaggia, che potrebbe essere nella mia lista di letture per la prossima estate. Però è un libro che non può che non catturarvi, la storia di questo ragazzo che anche ad oggi rimane estremamente attuale. Lui che ripercorre un po' il suo periodo all'università, le storie con i suoi compagni, ed è una storia che vi commuoverà, una storia che insomma non devo neanche starlo qui a dire, ma è scritta in maniera eccellente, quindi un'ottima lettura. Di nuovo, per me queste sono le grandi letture da spiaggia, da estate, assolutamente da portarsi non solo sotto l'ombrellone ma anche in macchina mentre state tornando e a letto quando andate a dormire la sera. Passando all'ultimo libro della giornata, non fiction, lato business, torniamo a parlare di SEO, di SEO Blueprint, libro scritto da Ryan Stewart. Se bazzicate YouTube per temi SEO forse l'avete visto, lui fa tanti video a tema, si concentra molto sulle agenzie di marketing di SEO. Ho anche comprato alcuni suoi prodotti che ho trovato validi, altri non so se li comprerei, quindi non vi consiglio di comprare corsi suoi o cose simili, diciamo che molto probabilmente non ne avrete bisogno. Io avevo comprato il suo add-on per Google Spreadsheet che funzionava molto bene, però cioè, ne avete bisogno solo se siete un'agenzia di SEO, basta. Questo libro anche è più comodo se siete un'agenzia di SEO, ma può essere utile anche per quelli di voi che magari gestiscono il SEO per un sito, l'azienda dove lavorate. Vi dà un po' di template che potete usare, vi spiega le cose. È un libro super, diciamo, banalotto, nel senso che a livello proprio di scrittura c'è poco testo, ma vi dice più o meno, per esempio, com'è l'organizzazione della loro azienda, come si fanno dare una mano da persone offshore che costano di meno, abbassano il valore il costo del labor. Qui vi spiegano, per esempio, prendiamo un'altra pagina. Poi qui vi spiegano tutti i vari tag di Google, le cose che potete fare per determinate pagine quando ci sono dei conflitti. Insomma, è un handbook per la SEO, non è super tecnico, non è super dettagliato, quindi secondo me è un buon punto di partenza per chiunque. Se sono temi che vi interessano, forse partirei altrove, non partirei da questo libro, ma se già gestite la SEO o se nessuno nella vostra azienda sta gestendo la SEO, avete bisogno di un qualcosa che vi dia un po' una spinta iniziale, questo potrebbe essere un buon punto, anche se il problema della SEO è che ci sono delle cose che sono stabili da sempre, dei trend immutabili, ma ci sono altre cose che cambiano in continuazione. Poi specialmente ultimamente con tutta questa ondata di intelligenza artificiale ci sono tanti cambiamenti che possono cambiare un po' l'andazzo, ecco. C'è anche un libro italiano in merito che vi lascio come bonus. Questo è un libro che ancora non ho letto tutto, perché a parte è un mattone pazzesco, ma semplicemente non mi serve al momento, ed è SEO Audit Avanzato. Quindi se io l'ho preso un po' per collezionismo in realtà, perché ci sono molte cose che chiaramente già ho dovuto fare e che conosco, altre che non conosco ma che magari non mi servono, perché tendenzialmente adesso quando lavoro con aziende che hanno bisogno di SEO ho i miei tecnici SEO che sono esperti e che assumo, io so quello che mi serve sapere per delegare il lavoro a loro. Però se volete diventare quei tecnici SEO, questo mi sembra un ottimo handbook iniziale. È un po' costosetto, quindi di nuovo io lo farei se è il lavoro di cui vi occupate o se lo dovete comprare per qualche dipendente che magari fa questo lavoro, non lo so. Questo è un libro italiano e sono rimasto sorpreso di vedere questo livello di dettaglio su un libro del genere, un libro italiano, ma assolutamente sorpreso in positivo. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo altro episodio di Pensieri Letterari. Come al solito
Ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di fare le solite cose che vi chiedono di fare gli youtuber, come mettere mi piace, iscrivervi e cliccare su, che cos'è, una campanellina, non lo so, se cliccate forse si vede meglio. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!